Questo è il primo prototipo, diciamo, portatile per fare il primo debug con una sola basetta micro breadboard. Come si vede, premendo il pulsante di start, comincia la sequenza. Trattandosi del sistema senza overlap, il rosso da una parte e il verde dall'altra scattano simultaneamente. Vedete, adesso c'è l'arancione, scatta il rosso di qua e il verde di qua. Smuovendo il selettore manutenzione, il sistema entra nel regime manutenzione, quindi gli operatori in questo caso sono in grado di poter effettuare manovre senza dover modificare i colori. Lampeggia giallo da tutte le parti a intervallo di un quarto di secondo. Togliendo la manutenzione, automaticamente il sistema riparte. Chiaramente è il sistema senza sovrapposizione dei rossi, quindi il più semplice, il rosso scatta insieme al verde.